apre finalmente questo centro giovanile, ma oggi più che un'apertura è una consegna delle chiavi, perché ci teniamo a sottolineare un prima e un dopo. Consegniamo oggi all'associazione, anzi alle associazioni che si sono aggiudicate questo avviso, questo centro in cui crediamo molto e a cui teniamo molto soprattutto. E quindi ci auguriamo di vederci di nuovo a breve per una vera inaugurazione, in cui questi locali saranno pieni non solo come dire, di strutture, di allestimenti, ma anche di attività, perché questa è la cosa importante, fare in modo che prima possibile questi locali siano pieni di vita, di giovani, di attività, nel periodo più lungo possibile, non solo come dire, di tempo, ma anche orario, non dico H24, ma quasi. Quindi ci auguriamo che veramente possa essere un centro nevralgico per i nostri giovani. Il nuovo centro giovanile comunale Casa della Socialità, all'angolo con via Menzinger, nei pressi di Piazza Medaglie d'Oro, è stato consegnato oggi all'assegnataria, la Casa di Matteo. Sono cominciati quindi gli ultimi preparativi per programmare le attività delle politiche giovanili previste nella struttura. Una rete giovanile in cui noi puntiamo a far stare insieme i ragazzi, ad allontanarli diciamo da quell'isolamento che è sempre più digitale, un isolamento che li porta praticamente a non esprimere la loro potenzialità, la loro creatività, a dare un luogo gratuito in cui i ragazzi stanno insieme. Oggi è un giorno buono, è un giorno bello, storico, perché veramente è un qualcosa che attendavamo da anni. Daremo spazio a tutto quello che può servire per i ragazzi del territorio, perché io penso che una comunità debba sicuramente curare e accogliere i ragazzi da subito, perché poi saranno il nostro futuro. Oggi si pensa spesso all'individualismo della persona e non all'idea di comunità e di collettività, e questo per noi è un punto di partenza e servirà sicuramente a tutto questo. Tutti coloro, insieme naturalmente alla municipalità, che hanno voglia di immaginare iniziative, progetti da portare avanti in questo centro, basta che seguano la procedura e che ci scrivano. Quindi noi vogliamo veramente che sia pieno di attività e aspettiamo proposte anche di altre associazioni per questo centro giovanile.